sarà stabile, ma a valle sta diminuendo a colpo d'occhio. Quasi un chilometro del ghiacciaio è stato perso in circa un secolo, e negli ultimi anni la diminuzione è sempre più vistosa, mentre lo spessore del ghiacciaio è diminuito di parecchi metri. Altre montagne che da qui si vedono molto bene, come Monte Rosa e Giardino, conoscono la diminuzione dei ghiacciai ancora più forte. Segno che le nostre montagne in Europa sono vulnerabili e i cambiamenti climatici ci impongono delle scelte forti. Perché qua siamo su un campanello d'allarme che dalle montagne poi arriva naturalmente fino a valle con un ecosistema sempre più precario. Ma le montagne, come questa difficile ascensione dal Monte Bianco, ci ricordano anche di natura, che è quasi di felicità che le montagne rappresentano per i cittadini europei. In Italia abbiamo montagne dappertutto, le Alpi, tutto l'Appennino, dalle Apuane fino all'Asila, l'Etna, il Gennargento, che sono una possibilità enorme di risorsa, di ristoro, di alternativa rispetto a una vita cittadina, una vita consumistica sempre più per molti aspetti alienate, e quindi è un patrimonio che noi dobbiamo difendere in tutti i modi, nonostante le nostre montagne conoscano la crisi del clima e anche sempre di più, soprattutto nelle zone minori, meno frequentate dal turismo, che sono poi la stragrande maggioranza delle Alpi e degli Appennini, anche crisi economiche, crisi sociale con lo spopolamento. Infine, qua sul Monte Bianco, qui proprio sulla vetta, ci troviamo, paradossale dirlo, nel mezzo di uno dei pochi, forse l'unico, con conflitto territoriale che è ancora rimasto dentro l'Unione Europea. Qua abbiamo una bandiera europea, tutto sommato per il tetto d'Europa e per un deputato europeo ci può stare, ma c'è un conflitto tra l'Italia e la Francia su chi abbia questa vetta. Secondo gli italiani la frontiera passa qua, proprio sul crinale della vetta, sul crinale della montagna del Monte Bianco. Secondo la Francia invece questo colle della sommità è territorio francese. Ci sono delle carte geografiche con versioni diverse. È una cosa che forse dovrebbe essere chiarita. Una commissione mista qualche anno fa è stata creata tra i due governi, ma non è arrivata a nessun risultato. Non è tanto una questione di prestigio, è anche il fatto, come ha chiesto la Protezione Civile Italiana, che occorre chiarire chi è responsabile di questa sommità per poi farsi carico di una gestione, appunto dal punto di vista ecoclimatico, sempre più complessa rispetto alle conseguenze a valle di quello che accade su questa sommità. E anche per questo prenderò un'iniziativa al Parlamento Europeo, perché se due paesi non si mettono d'accordo, forse l'Unione Europea potrebbe dichiarare questa vetta, né francese né italiana, ma di tutti noi, di tutta l'Europa, come è mia oggi che ho raggiunto questa vetta, ed è di Sébastien Miotti, che è uno chasseur alpin francese, che mi ha portato qua con me e che è una straordinaria guida in montagna e che rappresenta una di quelle professionalità di cui l'Europa può essere orgogliosa.